Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dell'aggressione alla bambina di 11 anni all'interno del parcheggio Cadorna. Oggi pomeriggio una manifestazione di solidarietà per dire basta al bullismo. Quindi aspettano che torni in classe? Sì, sì, riaspettano la loro compagna. Le vogliono e sì, è bello insomma, ritornare tutti insieme. Ci sono anche i compagni di classe della bambina di 11 anni picchiata una settimana fa proprio qui in questo luogo da un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 14 anni. Oggi una manifestazione per dire no al bullismo. Erano le 18.30, la ragazzina era stata attirata nella zona della ex Cadorno da una 14enne per chiarire con lei in seguito ad alcuni messaggi che la undicenne si sarebbe scambiata con altri ragazzi. Una volta sul posto. La bambina si è vista accerchiata da circa 30 ragazzi tra i 13 e i 14. 14 anni e sono iniziate le botte, gli insulti per una mezz'ora circa. Quando le cose succedono in strada vuol dire che già il grosso è successo sulla rete e in qualche modo sono lì che si sono stati gli scontri e tutto il resto e quello che succede in strada è una piccola parte di quello che potrebbe succedere. I controlli sono importanti ma è più importante dare eh, a questi bambini e a questi ragazzi delle opportunità per eh, vivere la loro socialità e le loro relazioni in maniera positiva e propositiva. Questo episodio è il più recente ma non è un episodio isolato perché è un episodio comunque che dà seguito a una scia di eh, gesti e di azioni davvero deplorevoli. Quanto giovani siamo interessati in prima scena ma non solo per una questione di età ovviamente, è una questione che interessa a tutti e le persone che sono presenti, i genitori, insegnanti, eh, cittadini in generale di Arezzo dimostrano questo che siamo saturi. Tanti anche i bambini presenti con le loro famiglie che vogliono mandare un messaggio alla undicenne. Se mi ascoltasse, vorrei dirgli che le sono vicina, che questa cosa passerà come passerà tutto e che ci siamo noi qui per lei se avesse un futuro bisogno e che nel futuro, anche nella vita, nel mondo da adulti, avremo sempre qualcuno che ci sarà a fianco anche nei momenti difficili. È un anno esatto dall'invasione dell'Ucraina in piazza San Jacopo un'altra mobilitazione per la pace. Chi lascia un messaggio, chi un disegno, chi una poesia. Arezzo si mobilita così per la pace in Ucraina a distanza di un anno dall'invasione russa con una iniziativa voluta dalla rete aretina per la pace ed il disarmo. In Ucraina in questo momento muoiono, muoiono ucraini, muoiono russi. E per questo noi vogliamo testimoniare che se vuoi la pace devi preparare la pace. Si chiede il cessate il fuoco con atti concreti di diplomazia che fino ad oggi non è riuscita a fermare le bombe. In piazza San Jacopo ha preso così forma un murale per la pace con cui Acli, Arci, CGL e il movimento dei focolari italiani hanno lanciato un messaggio chiaro, un convinto no alla guerra per tornare verso un'Europa più sicura e pacifica per tutti. Noi siamo contro l'invio delle armi in Ucraina, ma soprattutto noi ci rifacciamo anche come Acli al pensiero di Papa Francesco, che è l'unico leader mondiale che sta lavorando davvero per la pace. Cambiamo argomento e allerta codice giallo sulla Toscana che nelle prossime ore, come era già stato annunciato, sarà protagonista di una virata meteo con un marcato cambiamento del tempo che peggiora per il contemporaneo arrivo di una perturbazione mediterranea e di un fronte freddo proveniente da nord. La sala operativa della protezione civile regionale ha così emesso un codice giallo per pioggia fino alle 20 di domenica e per neve e vento fino alle 24 sempre di domani. E adesso parliamo della caro bollette, ieri un incontro in via Cocchi tra Coingas, i sindaci dell'Assemblea e i vertici di Estra. Le bollette scenderanno, questa la rassicurazione dei vertici Estra, al termine della riunione con i sindaci di Coingas che si è svolta ieri, terminata intorno alle 18.30. La riunione introdotta dall'amministratore unico Franco Scortecci ha consentito di approfondire molti temi, fatturazione, autolettura, modifica dei contratti, sostegno alle famiglie e soprattutto il passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Sul fronte della lettura dei contatori, Estra ha detto di avere in programma un cospicuo aggiornamento perché a causa dell'esaurimento delle batterie non tutti i contatori elettronici riuscirebbero attualmente a fornire dati in tempo reale. Per quello che riguarda la modifica dei contratti, fino al 30 giugno del 2023 ogni fornitore italiano non potrà modificare autonomamente le condizioni economiche del contratto dei clienti del mercato libero a meno che queste non siano scadute per venire incontro ai clienti, Estra ha deciso, vista la situazione, di agevolare quanto più possibile il pagamento delle fatture. La misura prevede la possibilità di rateizzare le bollette con un piano che può arrivare fino a sette rate nel caso di importi superiori a 2.500 euro. I sindaci hanno condiviso le comunicazioni fornite da Estra e hanno quindi sollecitato azioni da parte dell'azienda per sostenere le famiglie e le imprese che oggi sono in maggiore difficoltà per via delle Maxi bollette. Politica domani anche ad Arezzo come del resto in tutta Italia le votazioni per eleggere il nuovo la nuova segretaria del Partito Democratico. Vediamo come e chi potrà votare. O si cambia o è la fine, su questo non ci sono dubbi all'interno delle tante anime del Partito Democratico chiamato a scegliere con le primarie il suo segretario nazionale. Stefano Bonaccini da una parte e Dall'Ischlein dall'altra a favore di una o dell'altra mozione si sono schierati in tanti. Tra questi c'è anche chi promette di iscriversi di nuovo al partito come il politico di lungo corso Tito Barbini. Se vince io... Rientro nel Partito Democratico, ti do una notizia importante, rientro nel Partito Democratico, però se c'è la sicurezza, la certezza che una nuova... Segretaria, in questo caso una giovane donna che ha scelto tanti temi importanti, da quello della pace, dal tema delle disuguaglianze, dei problemi legati al femminismo, quindi alla violenza sulle donne, le scelte sul lavoro soprattutto, non alla precarietà, non alle leggi sciagurate che Renzi aveva fatto nel nostro paese, quindi tutte queste cose mi portano a fare una scelta ben precisa. Per Bonaccini invece era arrivato l'endorsement da parte del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, presente ad Arezzo quando presentò la sua mozione. Potranno partecipare alle primarie tutti gli iscritti al Partito Democratico che dovranno presentarsi ai gazebo in tutto 70 in provincia di Arezzo con documento di identità e tessera di iscrizione. I non iscritti potranno partecipare versando un contributo di 2 euro. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 20 come si suol dire in questi casi, che vinca il o la migliore. Ancora politica, ma per parlare adesso del dimensionamento delle scuole sentiamo la posizione di Vincenzo Ceccarelli. Fa discutere questa decisione del governo, una legge di bilancio di fine anno, del dimensionamento delle scuole. Ci sono tanti istituti in Toscana che appunto... Eh, dovrebbero, essere, dovrebbero andare verso la strada dell'accorpamento. Qual è la vostra posizione? Un'altra misura che colpisce più deboli, in questo caso la scuola e le aree interne e montane, perché questa decisione di aumentare il dimensionamento scolastico dai 500 ai 900 mila studenti provocherà di fatto la scomparsa di molti istituti della loro autonomia dovranno essere accorpati, dimezzeranno i dirigenti, quindi con un grave impatto dal punto di vista dell'autonomia e anche dell'offerta scolastica e formativa. Noi abbiamo presentato questa mozione per sostenere la Giunta regionale che insieme ad altre regioni hanno fatto ricorso alla consulta contro questa legge perché venga rivista. In provincia di Arezzo, per esempio, ci sono intere vallate che sono il Casentino, la Val Tiberina, probabilmente anche la Val di Chiana, ma anche. Eh, delle realtà periferiche delle città e quindi di Arezzo sarebbero a rischio. Eh, quindi occorre veramente rivedere questa legge eh, perché eh, così eh, si va a impattare con eh, delle eh, realtà che sono realtà che invece hanno bisogno di attenzione e neanche ci possiamo sentire dire che si fa questo perché lo dice l'Europa. Come ho avuto modo di dire in aula eh, consigliare eh, quando abbiamo discusso della mozione, per altre categorie probabilmente molto più forti come quella del Bagnari non si è esitato a provvedere a delle deroghe e a dei rinvii nonostante ci siano procedimenti di infrazione già in atto e poi sentirsi dire da chi di solito contesta dimensionamenti vasti per quanto riguarda altri settori che in questo caso va bene è veramente come dire, una contraddizione che è inaccettabile. Io... Penso che eh, le amministrazioni comunali, i sindaci, eh, le, eh, i genitori debbano prendere in seria considerazione quello che accadrà dal 24 in poi per cercare di creare un movimento eh, che porti a rivedere questa decisione, che è veramente una decisione che, ripeto, penalizza la scuola, il suo fun funzionamento e penalizza soprattutto le aree più deboli. L'Asla Toscana Sud Est ha ospitato all'Auditorium Pieraccini dell'Ospedale San Donato di Arezzo l'incontro programmato da Regione Toscana per la condivisione delle principali misure del futuro piano regionale per la non autosufficienza. Vediamo il servizio. Prosegue il percorso di condivisione delle principali misure previste da quello che sarà il nuovo piano regionale per la non autosufficienza per il prossimo triennio, attualmente in fase di predisposizione che prevede per la Toscana un budget da 180 milioni di euro in tre anni. All'ospedale San Donato di Arezzo l'incontro con l'assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli. Il piano prevede che queste risorse siano stanziate e redistribuite agli ambiti territoriali e sociali che per noi sono le 28 zone di stretto che possono essere variamente organizzate, quindi attraverso convenzione o attraverso la società della salute. Noi ci concentreremo come azioni attraverso il piano su quelli che sono soprattutto i contributi indiretti, ma soprattutto sulla possibilità di stare a domicilio, quindi supportare la domiciliarità. Agiremo e apriremo un'azione specifica per quanto riguarda l'incrocio tra domanda e offerta degli assistenti familiari e naturalmente finanzieremo quei percorsi che sono in grado di prendere le persone e di costruire intorno a loro davvero un percorso di presa in carico. In tutto questo si ribadiscono alcuni elementi nel piano che per noi sono già strutturali in Regione Toscana, che sono il diritto delle cittadine e dei cittadini di avere un punto unico d'accesso per i percorsi sociosanitari e l'inizio del percorso prevede anche il diritto del cittadino e della cittadina di avere una valutazione multidimensionale delle sue condizioni che poi attiva il percorso. Progetti ed iniziative saranno destinati a soggetti anziani non autosufficienti, persone con disabilità grave o gravissima, ma anche caregiver e famiglie. Che quando parliamo di persone con disabilità o persone appunto non autosufficienza, è chiaro che indirizziamo dei servizi e delle prestazioni che sono direttamente rivolte alle persone, ma sono rivolte anche al nucleo familiare, sono rivolte anche alle persone del contesto familiare che, che seguono e che normalmente diciamo, assistono anche, anche queste persone. Piano delle attività di bonifica del Consorzio 2 Alto Valdarno è arrivato in la via libera della Regione Toscana. Vediamo i principali interventi del 2023. Il Piano delle attività di bonifica 2023 può prendere forma. Il Consorzio 2 Alto Valdarno ha infatti ricevuto il Via Libera dalla Regione Toscana che ha approvato la proposta messa a punto dai tecnici dell'ente. Si tratta di un piano molto articolato che investe tutte le parti del reticolo idranico che abbiamo in gestione, che complessivamente sono oltre 6.500 km, è un piano che pesa da un punto di vista economico. Per oltre 11 milioni di euro. Possono quindi iniziare la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua programmati nel piano delle attività di bonifica, il documento che racchiude la strategia anti-alluvione elaborata tenendo conto delle disposizioni regionali, dei risultati dell'attività di vigilanza svolta dal personale consortile, delle segnalazioni avanzate dai cittadini e delle richieste formulate dai sindaci in occasione della campagna di ascolto dei territori. Il piano si compone di eh, interventi che sono distribuiti sul reticolo, quindi sono di carattere lineare e, e di eh, interventi anche puntuali e su opere areali che abbiamo in gestione come le casse d'espansione. La manutenzione che viene fatta si compone di tutte quelle attività attese a mantenere il regolare deflusso dei corsi, nei corsi d'acqua e a mantenere nel tempo e in efficienza le opere idrauliche che abbiamo in gestione. Le lavorazioni saranno realizzate nel rispetto dei periodi di tutela della fauna, principalmente dunque nei mesi estivi. Ci spostiamo adesso a Cortona che ospiterà la mostra Signorelli 500, maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia. Arriveranno da prestigiosi musei italiani ed esteri, compresi importanti prestiti da collezioni private e da oltreoceano. In tutto una trentina le opere del Signorelli che arriveranno a Cortona per celebrare uno dei maggiori interpreti della pittura rinascimentale a 500 anni dalla sua morte. Si intitola Signorelli 500, maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia. L'attesissima esposizione è in programma al MAIC dal 23 giugno all'8 ottobre, promossa dal comune di Cortona e dall'Accademia Etrusca di Cortona. Tra le opere annunciate spicca La Vergine con il bambino e San Giovanni Battista del Museo jacques mart André di Parigi, mentre dagli uffizi arriverà La Crocifissione e la Maddalena. Dal National Gallery di Dublino ci sarà l'olio su tavola raffigurante la cena in casa di Simone il Fariseo, mentre da Capodimonte di Napoli arriverà l'adorazione del bambino. Tra le chicche spicca la ricomposizione, per quanto ancora possibile, della straordinaria pala di Matelica, smembrata e dispersa per il mondo a metà del XVIII secolo. Cinque i prestiti che serviranno a ricomporla provengono dal National Gallery di Londra e da collezionisti privati di Londra, Roma e New York. Per l'occasione il comune si farà carico di restaurare una parte della pala per riproporla al pubblico in tutta la sua bellezza. Da segnalare ancora il ricongiungimento mai riuscito in epoca moderna della tavola centrale del politico della chiesa di Santa Lucia a Montepulciano, raffigurante la Madonna e il bambino in trono, con la relativa predella composta da tre pannelli in prestito dagli uffizi di Firenze. Altre opere arriveranno anche dal Museo dell'Opera del Duomo di Orvieto, dalla Pinacoteca civica di Volterra e dalla Pinacoteca comunale di San Sepolcro. La mostra si integra con gli itinerari di El Signorelli in città, in particolare al Museo Diocesano e nella Chiesa di San Nicolò e nelle località Tosco-Umbre, custodi di importanti testimonianze del Maestro. La mostra avrà anche un denso programma di eventi di accompagnamento previsti fin dal prossimo marzo. Mario Cassi è il vicepresidente della Fondazione Guido d'Arezzo, un annuncio che arriva a seguito dell'ultimo consiglio di amministrazione. Sono felice che abbia accettato l'incarico e scelto di portare il proprio autorevole contributo alla programmazione del lavoro della Fondazione, ha commentato il sindaco e presidente della Fondazione Alessandro Ghinelli. La sua presenza contribuirà a definire in maniera ancora più autorevole un progetto che sta sempre più caratterizzando l'evoluzione culturale ed artistica della città. Passiamo adesso alla pagina dello sport. Domani sarà il Ponzacco l'avversario che gli uomini di Mister Indiani dovranno affrontare e superare per restare in testa al campionato a 10 giornate dalla conclusione. La sfida è in programma per le 14.30. A Ponzacco sentiamo come si è preparato Mister Indiani. Adora, adora, adora. Se non ci sono sorprese dell'ultimo ora, Gucci aveva un problemino, ma insomma, nulla in particolare. Si dovrebbe essere tutti, si dovrebbe. Sicuramente con le previsioni meteo e le condizioni di, di fondo di Ponzacco non è come siamo abituati di solito. E dovremmo, è un'altra difficoltà, dovremmo essere bravi a, a superarla. Sicuramente... Non potremmo andare lì a Già di Fioretto ma no? <ride> questa è l'unica cosa sicura che c'è. Lasciamo stare la partita andata perché è incredibile. Eh, che partiamo? Aspetto. Eh, prima prima c'è da vedere il campo, le condizioni meteo e poi comunque mi aspetto una partita di, guerra, di lotta, una partita di lotta, una partita in cui, ripeto, eh, l'aspetto tecnico sarà... Penso purtroppo l'ultimo, ci vorranno tutte le altre cose, però se vuoi vincere il campionato devi superare anche queste partite qua, eh, l'errore no? di Terranuova, pensare di andare a Terranuova in campo in cui era difficile giocare e a, a tentare di giocare. Eh, domani vediamo di non fare questo errore qua, vediamo, anche se è chiaro la squadra è è abituato a fare tutto tutto un altro tipo di lavoro <ride> è chiaro che come la partita si presume venga domani con le condizioni medie per campo eh, cercheremo di mettere persone più in grado di fare un tipo di partita anche se ripeto anche quelli nostri diciamo come si può dire no? di più peso specifico però sono tutta gente che è più brava a giocare al calcio e fa che fa altra roba eh, però però in Serie D ci sono anche queste situazioni, purtroppo eh, mi che sono successe l'anno scorso, sono, succedono. Vediamo di essere bravi anche a superare questa difficoltà qua. Ripeto, è importantissimo perché eh, se si supera domani significa che ecco, siamo bravi anche a fare altre cose, è eh, importantissimo. Ah, rimarrebbe nove giornate superare domani sarebbe molto 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 importante. Dopo una settimana di sosta, l'Arezzo Calcio Femminile è pronto per il ritorno in campo previsto per domani in casa contro l'Ellas Verona. Alla vigilia del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B, l'allenatore Emiliano Testini ha analizzato alcuni aspetti che riguardano la squadra e la seconda parte di stagione in cui le Amaranto dovranno guadagnarsi la salvezza. Dunque è possibile un cambio modulo, ma saranno decisivi gli scontri diretti nel girone di ritorno. Testini ha detto: Stiamo lavorando su un nuovo sistema di gioco che potremmo usare durante questa seconda parte del campionato. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.